sono un protagonista cattivo e un protagonista che è un team di buoni che devono far prevalere bene. È l'antica lotta tra bene e male, fondamentalmente, che viene portata avanti da Daniela, dalla sensibilità di Daniela e dall'intelligenza di Daniela, perché il suo voler andare sotto, il suo voler andare oltre le apparenze è probabilmente quella che l'ha connota come donna, prima ancora che come scrittrice. E portare il male sotto dove non si vede potrebbe essere una sua, diciamo così, volontà inespressa o espressa in metafora, ambientando sottoterra tutto quello che contraddice il bene, quindi che è il male. Questa è la, a mio parere, conoscendo un po' Daniela, probabilmente questa ricorrenza di rivolgersi al sottosuolo di Roma, al di là del fascino che poi vedremo tra breve il sottosuolo di Roma esercita.